Quando ad un lettore dicono ho fatto decluttering, ho 5 borse di libri da dare via, prendi quello che vuoi e il resto vendilo, come si fa a dire di no? Cioè, converrete con me che un lettore si trova un po' con le mani legate e quindi. Decide di accettare. <ride> Anche perché vi pare che mi faccio sfuggire questa occasione, sia di sbirciare nelle buste che di prendere quello che magari cerco come lettrice. Ok, quindi che cosa facciamo in questo video? In questo video della serie Libri piovuti dal cielo, vedremo insieme il contenuto di queste buste e vedre, valuteremo, valuterò con voi insomma, se tenerlo o non tenerlo. Quindi ascolterete i miei sproloqui su questi lì, titoli e poi magari se vi va nei commenti. Potete dirmi, ma no, questo leggilo, che è bello! Questo, questo no, dai, Angel non ci perde neanche tempo. Sapete, mi piace sempre ricevere i vostri commenti, anche se ho difficoltà a rispondere. Questo è un dato di fatto, ma li leggo tutti e mi fanno sempre tanto, tanto, tanto piacere. Cominciamo subito perché sono veramente sommersa dai libri. 5 buste sono tante, riempite a forza, quindi sono tanti da vedere. Di alcuni non, non so la trama, mi sono fermata alla copertina o al titolo un po'. È come ecco, un giro al mercatino, stando comodamente seduta sul divano. Cosa bellissima, non devo neanche affaticarmi, <ride> quindi, quindi vediamo un po' ecco come scremo io i libri, mi basta veramente poco per eh, sono molto selettiva <ride> di Susanna Casciani. Meglio soffrire che mettere il ripostiglio il cuore già dal titolo, mm, poca roba. Allora, c'erano una volta. Un ragazzo e una ragazza? Un ragazzo incontra una ragazza? C'erano una volta, perché adesso non ci sono più. Ok, premessa interessante. A <ride> dove cambia? <ride> Un sabato mattina di fine aprile lui si sorprese a piangere davanti a lei. Non riusciva a parlare, avrebbe voluto confessarle che era finita, ma sapeva che poi le avrebbe iniziato a singhiozzare e non ne sopportava nemmeno l'idea. Ok, già a me questo non mi piace. Cioè, voglio dire, non c'hai gli attributi per dire che è finita, no? Scoppia piagne e basta, perché? Perché pensi che lei soffrirà? sti cavoli, voglio dire, se più, non c'è più amore, basta, no? <ride> Quindi per me già è ex questo libro, eh? Cioè mi ha fatto innervosire lui. Lei alzò lo sguardo dal suo libro, come se avesse avvertito una forza nuova in casa, incontenibile, che l'avrebbe schiacciata contro il muro se non si fosse aggrappata a qualcosa. Così si aggrappò al suo orgoglio, a quello che ne rimaneva. Così il libro si alzò dal divano e si diresse verso di lui due schiaffi. No, eh, si mise sulle punte e gli accarezzò la testa, gli disse di stare tranquillo. Lui le faceva del male e lei lo consolava. Gli diede un bacio sulla guancia e uscì di casa senza voltarsi per non essere costretta a dirgli addio. No, per me. È un no, 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 no. Sì, va bene, comunque una storia di, di sofferenza, di amore, di che, che praticamente un amore sofferto, quindi l'elaborazione di un amore sofferto, conosce tutte le regole dei social, non, non scrivergli, non parlargli, è finita e basta, è come se non esistesse. No, non mi piace. No, 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 no. Ok, di, Acwell, di Raquel Martos, perché è spagnolo, i baci non sono mai troppi, convengo con questo titolo. Allora. Questa storia, che non parla di principi azzurri e principesse, inizia in Spagna. Molti anni fa, quando la tv era ancora in bianco e nero, le bambine ballavano con l'ula hop e bastava uscire a mangiare un panino per vivere una grande avventura. Un giorno a scuola Lucia conosce Eva, spavalda, coraggiosa e indomita come i suoi capelli, la prima, timida, riflessiva e avida divoratrice di fagiolini crudi, la seconda. Hanno entrambe solo sette anni, ma fin da quel momento diventano amiche per la pelle. No, neanche questa è una trama che mi ispira, e quindi, next, andiamo avanti. Il cenacolo delle sorelle. Allora, Salomè, Isabella di Castiglia, Anna Polena, Madame de Pompadour, Jacqueline, mani femminili che hanno scritto la storia. Ma se esiste. Es 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 <ride> Riavviamo. Ma se esistesse un filo che le lega se si scoprisse che tutte nel corso dei millenni hanno fatto parte di una sorellanza votata alla conquista del potere? Allora impadronirsi del loro sapere, anche a costo di molte vite, significherebbe possedere le chiavi del mondo. Forse, quando leggevo il codice da Vinci e tutti quelli di Dan Brown sarei stata interessata a questo titolo, ma adesso no, assolutamente no, no non mi va di affrontarlo. La cara Clara Sanchez che io ho già affrontato il profumo delle foglie di limone, questo forse è il più famoso, ma io non ho letto un altro, giustamente io non parto mai da quelli famosi, ma da altri. Però non mi ha fatto impazzire il tipo di scrittura, il romanzo che ho letto non mi ha comunicato nulla, e quindi questa assolutamente no. Next andiamo avanti. Mattonazzo di. Già so, lo so che cosa dite, Mattonazzo non lo puoi lasciare andare. 712 pagine, quindi per me è un Mattonazzo. Eh, L'ipotesi di Copenaghen sulle orme di Mosè di Oscar Kaplan, fazio editore. Un thriller. Allora, in realtà non è che mi fa impazzire il titolo, quindi forse al mercatino l'avrei tirato qua per la mole, ma poi l'avrei rimessa a posto. La duchessa porse a Teo il calice vuoto, che lui riempì. C'è un particolare che mi sfugge, quella statuetta di Akenaten, Akenaten con cui rompi lo specchio. Bebbe una sorzata. Che mestiere fai? L'archeologo? Teo la guardò sbigottito. Sì, sono un egittologo. Lo sguardo della duchessa si perse lungo le strie di luce che solcavano la Senna. Il sogno dice che stai cercando due cose, una fuori e una dentro di te. E mi chiedo se non siano la stessa cosa, un mistero che ha a che fare con Akena. Akena. Akenaten, penso che si pronunci così, qualcosa che ti affascina e ti perseguita da molto tempo. No, non è un titolo che mi, mi, mi dà vibrazioni da poter leggere, quindi assolutamente no. Altro titolo che do via sicuramente è Il Cimitero di Praga di Umberto Eco. C'è stato un periodo che avrei voluto recuperare dopo aver finito Il nome della rosa Ero galvanizzata ad essere riuscita a leggere quel romanzo così difficile per me Che avrei voluto leggere ancora L'isola del giorno prima, Il cimitero di Praga Ma adesso che è passato un po' di tempo Il romanzo il, um, il nome della rosa ha sedimentato bene Me lo ricordo molto pesante Diciamo che possiamo soprassedere Peccato perché mi interessava Umberto insomma la capoccia tanto Ci sono delle immagini Però, però al momento non ho intenzione di affrontarlo poi Domenico Starnone Denti um, è stato letto ma hanno, mi hanno detto che non è un granché che è noioso la persona che mi ha regalato tutti questi libri è mia cognata che <ride> io ringrazio tanto e, e questo sinceramente non ho neanche fantasia di affrontarlo poi Nicorbi, non buttiamoci giù. Di lui ho letto tutto per una ragazza, ma non è che c'è avuto proprio questo grande imprinting e quindi diciamo, Nicorbi l'ho lasciato un po' indietro. Ho oh, però Suo Una Vita da Lettore, che sono tre volumi: Shakespeare scriveva per soldi de dei suoi diari online, dei libri che leggeva e di quelli che acquistava, e quelli l'ho presi per avere anche sempre una fonte da, da guardare, da prendere spunto, siccome me mancano. insomma... <ride> Poi in questa selezione di eh, libri ci sono anche quelli della collezione del Corriere della Sera, i classici del pensiero libero, John Milton con Discorso per la libertà di stampa e di Jean-Jacques Rousseau Il contratto sociale. Questi sono due, poi più avanti ne incontreremo altri, ma non mi interessa leggere, anzi ho dato via i miei e quindi soprassediamo, andiamo avanti. Questo l'ho letto, il teatro brucia un romanzo con William Shakespeare, ma non mi è piaciuto. L'ho trovato, questo mi pare che l'ho letto con Sebastiano, fame di libri, ma l'ho trovato un po' sconclusionato, una traduzione che secondo me non era, non era proprio il massimo e quindi non è che l'abbiamo apprezzato entrambi proprio a pieno. ci abbiamo riso parecchio su alcune frasi tradotte che lasciavano un po' il tempo che trovavano. Poi, Principessa Berlino, un romanzo della nonna ambientato nel 1922. Però diciamo che ecco, non... Ehm... Allora, Principessa Berlino è un irripetibile affresco di vita in cui passioni e desideri si intridono di infuocati riflessi storici. Eh, Nessuno prima di Solmesen era riuscito a fare una tale orchestrazione del folle cabaret di quegli anni traumatici. Non è un titolo sicuramente che tirerei fuori dallo scaffale. Però diamo un'opportunità nel leggere qui la trama perché no, non lo leggerò. I segreti del codice, la verità dietro il codice da Vinci Ora, mi fosse capitato questo titolo Quando ho letto il codice da Vinci Probabilmente l'avrei comprato e l'avrei letto Per approfondire un po' quello che era il discorso del codice da Vinci Perché ero molto affascinata E ne sono rimasta completamente rapita la prima volta che l'ho letto Ma adesso Non è più tra le mie priorità di lettura Un classico, delitto e castigo Di Dostoevsky Io ho i classici, prendi l'edizione blu della Bur Però, però voglio dire questo è sempre una burra, è vero anche che ha scritto abbastanza piccolino, quindi avrei delle difficoltà a leggerlo, però credo che questo lo terrò, anche perché mi manca come classico, quindi mi piomba dentro casa così, piove dal cielo e quindi questo credo di tenerlo. Non sarà un'immediata lettura perché non è nei miei programmi leggere Dostoyeschi per il momento, quindi vediamo quando capiterà. Poi altro titolo, questo pure mi interessa, Le correzioni di Franzen quando è uscita era in wishlist. Poi non c'è avuto mai modo di recuperarlo perché principalmente lo cercavo usato. Non so se può essere un genere che mi piace, e quindi, di conseguenza, ecco perché lo cercavo usato. Ma anche qui mi piomba dentro caso, io di lui ho le libertà, la libertà, una cosa con un petti rosso, credo in copertina, una cosa di questo genere, se non ricordo male la copertina. Ehm, non so che. Che particolarità è di, di volatile? Ecco, con un volatile in copertina, copertina sembra brutto, con un volatile in copertina, ma non mi ricordo oggettivamente il titolo. Quindi, eh, questo lo tengo perché voglio affrontarlo. Ma poi, che lo inizierò a leggere, non mi piacerà e lo, le, lo leverò e lo darò via. Però, una prova, voglio farla. E anche questo, l'uomo che odiava Sherlock Holmes, devo controllare se ce l'ho perché non mi ricordo. Io, di solito, quando trovo questi titoli che parlano di Sherlock Holmes, che hanno a che fare col personaggio di Sherlock Holmes, io li compro perché mi, mi interessa. Sono appassionata di Sherlock. Diciamo, è stato il primo. Ehm, il primo giallo che ho letto è stato il racconto della banda maculata di Conan Doyle di Sherlock Holmes, una versione per ragazzi, però mi ricordo che ne rimasi affascinata da come Sherlock riusciva a risolvere il caso basandosi praticamente sul niente o semplice osservare. E da lì è nato il mio amore un po' per la categoria dei gialli. E quando trovo qualcosa che parla di Sherlock, io lo recupero con grande piacere. Questo però devo vedere se ce l'ho. Perché questo comunque lo cercavo. Era in wishlist, e se non c'è più un wishlist, è perché ce l'ho. Dovrò controllare, non mi ricordo, c'è un vuoto. Un cofanetto. Io adoro i cofanetti. Avessi la possibilità, mi comprerei una montagna di cofanetti, ma questo nel dettaglio è I Miserabili di Victor Hugo nell'edizione ehm, nell burr. I Miserabili ce l'ho nell'edizione Burr azzurra per farvi capire. Però questo in due così in cofanetto a due volumi che non lo leggerò mai in due volumi perché tra l'uno e l'altro dove far passare del tempo e poi rivi un altro mattonazzo mi spaventerebbe. E a prescindere, i Miserabili mi spaventa, ecco perché non l'ho ancora letto. Ma questo, questo, io non so se darlo via, lo terrò per il momento e deciderò. Perché mi sa che ho anche i Miserabili, però in versione Oscar. Oscar Mondadori quella nera, in cofanetto, che l'ho trovato in un mercatino dell'usato. Tipo a 3 euro ho trovato il cofanetto. Beh, mi pare, eh, ma devo controllare, perché anche qui ho un vuoto. Oggi è la giornata dei vuoti. Oddio mio. Ma quando siano tanti libri, penso che, che sia così. Ricordo più o meno tutto quello che ho, ma alcuni titoli nel dettaglio ho dei vuoti. Altro titolo su Che Ho Il Corriere della Sera di Charles Darwin, L'origine della specie, anche questo, però lo do via perché non mi interessa. Questo ce l'ho anch'io, Cigni Selvatici: Tre figlie della Cina. Ma ancora lo devo affrontare, anch'io ho l'edizione economica, addirittura rossa, e però lo devo ancora affrontare. Mi hanno detto che, però, è un romanzo bellissimo ma mi spaventa un po' la mole così eh, quindi è ancora lì che lo devo leggere allora questo io ho detto ti di potrei disconoscere dall'essere cognate il club dei fan di Irving Wallace ora parliamone mi via il club dei fan perché? perché è scritto piccolo allora, è vero che pure l'edizione che avevo io era scritta piccola però è tenuta un po' a malino pure questa però oggettivamente sono dei titoli vecchi Irving Wallace è un Diciamo, uno scrittore un po' datato, ecco. Però a me, i romanzi che finora ne ho letti un paio, mi sono piaciuti entrambi. questo, questo per me è stato amore. Ho faticato un po' perché comunque è un, un, un autore che scrive tanto, nel senso che ti descrive tutto minuziosamente nei minimi particolari, ma i personaggi sono delineati benissimo, ho finito il libro con soddisfazione. Il personaggio femminile è delineato benissimo e mi è piaciuto tanto tanto tanto. Io questo è tra i miei libri preferiti. Vabbè, ma che ve lo dica fa, perché ogni volta che mi capita tra le mani ho modo di parlarvene. Uno della serie è Ramses, ma piccolo così. Anche questo, io ho la serie tutta grande, quella nei volumi così, ma più grandi, ma ancora devo leggerla. Avevo trovato tipo un euro a volume, quindi avevo deciso di comprarla, ma ancora devo leggerla. Ma quando io leggo tutti questi libri, boh. Allora, il diario di Edit di Patricia Eismit. Di Patricia Eismit io ho letto non il talento di Mr. Ripley, ma un altro. Il sepolto vivo ho letto. Ecco che cosa ho letto, ma non mi ha fatto impazzire, quindi la Patricia, diciamo che l'ho lasciata un po' indietro. Tempo fa ho trovato un suo romanzo al mercatino dell'usato della nave di Teseo. Ha la nave di Teseo in ottimo stato a 3 euro e quindi l'ho preso, però perché comunque ne valeva la pena l'edizione. Ma questo ad esempio, io non lo terrei, non lo... anzi, non lo tengo il diario di Edit, no non mi interessa affrontarlo. Abbiamo riempito una pila, abbiamo riempito una busta. <ride> Poi Ken Follett, un luogo chiamato Libertà, ce l'ho, questo titolo in credo, edizione economica, quindi è inutile insomma tenerlo, è uno di quei titoli di Ken Follett che esula dai pilastri della Terra che vorrei affrontare, di lui principalmente vorrei affrontare i maggiori mattonazzi che ho, ma devo trovare il tempo per leggerli. Richard Matheson, io sono leggenda, questo è quello che ci ha fatto il film con Will Smith. E parla dei vampiri, l'ho iniziato a leggere, ma l'ho abbandonato perché mi sapeva noioso e quindi via, andiamo via, non mi interessa ricominciarlo. Oh, la mia amata Cornwall, la Patricia con il romanzo che è scarpetta. Questo nel dettaglio non l'ho letto, credo di essermi fermata un po' prima, ma lei mi piace molto. Lei è stata la mia thrillerista di fiducia. Mh, più o meno dai 15 ai 18 anni che mamma era una grande appassionata ce l'aveva praticamente tutti e quindi io quello che c'era a casa leggevo e lei mi piaceva molto perché attraverso lei ho imparato a apprezzare anche non solo il fatto di risolvere il caso come fa l'investigatore ma anche tutta la parte scientifica di, di quello che c'è dietro Percy Jackson, l'idea dell'Olimpo, il ladro di fulmini Io ho provato a leggerlo perché a me il film mi piace tantissimo ogni tanto me lo riguardo ma il libro io non sono riuscita ad approcciarmi al tipo di scrittura non mi piace proprio per niente questo tipo di scrittura zero zero proprio, mi sa un po' semplice come, come, come scritto, e quindi no, no, non mi è piaciuto allora spostiamo un po' che poi ci metto le pile dei libri. questo ce l'ho anch'io, la giostra degli impiccati. Quindi ancora da leggere. Quindi è inutile che lo tengo, ma sono abbastanza curiosa di questi titoli qua. Invece ah è la stessa autrice, vedi? Invece, il circo maledetto, sempre di Anne Patterson, ce l'ho in edizione economica. Vorrei fare il cambio e tenermi questa bellissima edizione, morbidosa con le pagine nere. Che è vicino a quello col pagliaccio con le pagine rosse <ride> ci sta benissimo. Quindi, questo farò il cambio di, di edizione. Mi tengo questa e do via la mia Scrausa edizione economica. Quando i libri ti piovono dal cielo, puoi fare anche queste, questi pezzi da lettrice, ti puoi togliere. Che di solito uno se prende quello che c'è, perché non è che può, se può, permette, insomma, c'hai un budget e quindi ti devi adattare. Ma in questo caso possiamo anche così fare i ricchi. Cambio, cambio di, di copertina, <ride> di edizione. Allora, Elisabeth, Elisabeth Costova, l'autrice del Discepolo. Ossessione. Il Discepolo non l'ho letto, si parla di Dracula. L'ho trovato un po' lento, sono onesta, non è che mi ha fatto impazzire, quindi questo sicuramente no, non mi approccierei a quest'altro romanzo. Anche se qui era una donna vera e lui l'ha trasformata in un quadro, la sua ossessione. Si parla di un uomo che va, esce fuori di testa e continua a disegnare. A disegnare sempre questo volto che fa parte di una donna vissuta in passato. Quindi, c'è cioè, questo psichiatra che si mette un po' ad indagare nella mente di questo uomo e inizierà un viaggio un po' particolare riporta alla mente follia di Patrick McGrath, che io non ho letto. e Non, non, non mi quel titolo e non l'ho mai letto, Non ho letto un altro di, di McGrath che è Spider, ma non mi è piaciuto, ho trovato dei buchi di trama, assolutamente no. e Quindi per me Patrick McGrath è finita lì. Questo lo tengo: Philip Roth, lezione di anatomia. Non ho mai letto niente di lui, ho questo e Lamento di Porto Noi quindi affronterò questi due romanzi, e poi magari deciderò a, a, ad andare anche verso pastorale americana, ma mi spaventa un po' quello. Anche qui, questo ce l'ho, la seco di Jennings, Jennings. Però cambierò edizione. Leverò la mia da mercatino e terrò questa che ho più in buono stato. Questa è della burr e quindi terrò questa che è più carina. Cambio di, di edizione. Una trilogia che io non ho mai letto, sinceramente non sento neanche il bisogno di, legger, di leggere, Divergent, Insurgent e Alleg Allegiant, non so se l'ho detta nell'ordine giusto, so che Divergent è il primo, ma non ho visto mai neanche i film non mi interessa vederli, sono tra l'altro in un ottimo stato, quindi questi prenderanno il volo. Un thriller, un thriller di Asa Lanz, La mente pericolosa delle donne. Volevano spezzarla, ridurla al silenzio, ma la sua voce avrebbe gridato anche dal buio. Un thriller mozzafiato fatto della stoffa di cui sono fatti i best seller. Um, Yi Yang è arrivata a Gothenburg dalla Cina a soli 14 anni, strappata dalla sua famiglia con la promessa di una vita migliore. Ma ha vissuto l'inferno nel corpo e nella mente. No, non mi va di. Sinceramente, è un titolo che forse rimetterai sullo scaffale. Ma la sera della prima, aspetta, perché, che cosa fa? Il suo documentario andrà in onda della, sulla più importante rete tv nazionale e denuncerà lo sfruttamento di esseri umani e il traffico di organi tra la Cina e la Svezia. Ma la sera prima, I riceve un brutale avvertimento, un barattolo di vetro su cui è tracciato un ideogramma cinese e dentro un liquido leggermente torbido che legge un minuscolo feto. No, non mi piace, non ce la faccio, non mi va di leggere questi, questi generi qua e quindi lo daremo via. Questo ce l'ho Robert Harris... Il Ghostwriter, ma ce l'ho nella versione economica. Mi lascio quella che mi occupa poco spazio. Questo, diciamo, posso anche soprassedere da questo vezzo. Eh, di William Trevor. William Trevor, io di lui però ho letto Sabotaggio d'amore. Vediamo, o Morte d'estate? Me sa Morte d'estate. Di chi era Sabotaggio d'amore? Mi sa che era Dalle Melino Tondo. Quindi, me sa, Morte d'estate ho letto. E non mi era piaciuto, assolutamente Nasola l'avevo trovato. Quindi la serie di Lucy Gold, avendo letto il primo e quell'altro che è sola, questo difficilmente lo prenderei al mercatino. Malgrado la malinconia così diffusa nel libro, non vi ho dubbio che William Trevor vorrebbe un mondo più felice. Questo romanzo costituisce un importante contributo all'opera di uno degli scrittori imprescindibili dell'ultimo secolo. Ambientato nel 1921, la storia di Lucy Gold comincia una notte con un evento molto preciso: uno sparo. Il colpo è stato esploso per legittima difesa. Il capitano Gold tiene pronto il fucile perché in questo periodo diverse ville in campagna come le sue sono state date alle fiamme. No, non mi piace. Niente. Next, andiamo avanti. Cronco, ho eliminato per molto meno quale. Ho ucciso per molto meno. Oddio mio e questo è il bello di una che non monta i video. Mi si è smontato pure la ring light. Ok, Andiamo di farla arrivare almeno a fine video. Mi capiato tanto che arrivino queste cose a fine video, ok, ok, <ride> oddio. Per peggio i miei video. Questo mi ispira, ma non so quando lo leggerò. Caterina d'Aragona. <coughs> questi della Bit mi piacciono molto, uno sguardo affascinante sulla vita della regina Caterina d'Aragona e sugli intricati e viziosi intrighi politici alla corte dei Tudor. Una ricerca meticolosa, un ritratto allucinante, illuminante e coinvolgente della vera regina. Che è possibile che io ho letto qualcosa di Giancarlo Calogritis alla corte dei Borgia e mi sa che c'era lei. Speriamo di non dire che poi Borgia e Tudor non c'entra niente, vedi. Ho detto una cavolata, era un'altra. Va bene, Angela continua così. 10 storia proprio. <ride> Vabbè, io credo che questo, però, lo. sono indecisa se tenerlo o no. Mettiamolo un attimo tra gli stand by. Ho degli stand by? <ride> Teniamolo un attimo tra gli stand by e poi deciderò che cosa fare perché questo storico mi intriga assai, quando lo leggo non lo so. Però questi ce l'avevo anche a casa, però l'ho dati via. Le, le biografie dei grandi personaggi storici, e questo nel dettaglio è Napoleone, ma non mi interessa. La vera storia di cavallo pazzo. Anche questo, vabbè, questo è per ragazzi li ho aggiunti. Ma non è un titolo che proprio mi fa impazzire neanche da approfondire. Questo lo terrei: i giorni del potere di McCullough. Quando posso li recupero. Lei è l'autrice di Uccelli di Rovo, che devo ancora leggere ed è vergognoso, e ho Cleopatra in attesa che non vedo l'ora di affrontare. E questi, quando posso, li recupererò. Ho recuperato le donne di Cesare, eh, i giorni della gloria, una cosa del genere, i giorni del potere. Penso che mi manchi. Lo tengo in stand-by che poi andrò a controllare nel reparto di McCullough e, e vediamo un attimo che cosa mi manca. E se mi manca, me lo tengo. Proprio così, senza colpo ferire. Un classico che non ho intenzione di leggere, sulla strada di Kerouac. Non so se mi piace. Questi romanzi così itineranti non, non so se fanno al caso mio. Boh, non lo so, ci devo pensare, ma per il momento no, non ho intenzione di affrontarlo e quindi lo do via. Rosa Rosamund Pilker, anche qua, il romanzo della nonna per eccellenza, ma che io non sento il bisogno di leggere. In questo caso ritorno a casa in queste edizioni da 7900 lire. Scritto piccolissimo, come facevo a leggere questi romanzi che, che erano i miei preferiti? Questi da 7900 lire, perché voglio dire, a questo prezzo i miei riuscivano a comprarmi almeno un libro ogni volta che si andava in edicola, una volta a settimana, ma no forse ero più giovane e faticavo di meno. E poi nessuno lo l'odissea raccontata ai lettori d'oggi di Lusano De Crescenza. Ammetto che dopo aver letto Penelope sono abbastanza intrigata. Proverai a leggerlo perché lui non l'ho mai affrontato. Però non so se può piacermi come scrive. Dai, facciamo una prova, comincerò qualche pagina e vediamo se mi piace come scrive. Questo l'ho letto, Un'estate alla grande di Jennifer Weiner. Mi è piaciuto, ammetto che questa edizione è scritta veramente piccola, ho faticato tanto, altrimenti l'avrei finito anche più in breve tempo, perché è una storia comunque che si fa leggere. Non mi è piaciuto molto il fatto che abbiano portato all'estremo un po' il fatto che di una donna in carne all'epoca dei social, di una ragazza in carne all'epoca dei social, non mi è piaciuto. Questa cosa non mi ha fatto, non, non mi ha ispirata. Però il romanzo è stato carino. Allora, qui so 20 volte. Che Ogni volta che leggo il titolo mi sbaglio con Fradito. Il sigillo infranto, ma io leggo infradito. E ogni volta me ne lì, cercate di capire perché leggo infradito. Dico, ma che ha attinenza c'ha con questa copertina? Infradito? Non lo so. Il sigillo è solo una parte del segreto. I cavalieri del tempio lo sapevano. Allora, ehm, in età adolescenziale, l'avrei letto piaceva molto questo genere, adesso no, adesso no, non mi fa impazzire. Anche questo libro l'ho già letto di Sarrattaro, lo uso qualunque di te e a me oggettivamente non mi è piaciuto, ma è saputo così, ignoriamolo. Cioè non, non mi ha dato niente questo romanzo e quindi lo diamo via. Poi, eh. allora, I tre quarti della vita di... Benoit Groulx, La vita sono io, nient'altro, la storia di una donna che non ha più paura di vivere. Una donna parla, si ricorda, si confessa. Una vita intera scorre nel racconto incontenibile di Louise. Giunta alla soglia dei 60 anni, Louise si volge indietro e comincia a giudicare le persone che ha incontrato, gli avvenimenti che ha vissuto, i sentimenti che ha provato e i suoi giudizi sono indulgenti, feroci, beffardi. beffardi. Da questo bilancio a volte impietoso, a volte commovente nasce una nuova Louise liberata dai condizionamenti, sicura di sé e dai propri desideri, pronta ad affrontare con coraggio l'ultimo quarto della vita ma non è malvagia come come storia eh? hmm. è una sorta di, di diario forse un flusso di coscienza diciamo che ti fa in, mm, un vediamo Prima pagina, leggiamo subito il primo, questo non mi dispiace, forse, forse, la vecchiaia, ecco subito, non sarò mai vecchia, beato te. Da quando lo so mi sento al sicuro. Dobbiamo pur subire quel che non possiamo evitare, diceva mia suocera con l'umiltà della povera gente. Ogni volta che le piombava addosso una nuova disgrazia, si trattasse della perdita di un bambino, Dio così ha voluto, dall'estirpamento di tutti i denti per mano d'un vandalo di paese che si pretendeva dentista, dal dileguarsi del suo magro capitale alla cassa che si, che si pretende di risparmio o del precoce arrivo della decrepitezza. Che pretendiamo fatale. dei problemi a leggere oggi molto gravi. Lo sa la povera gente che i bambini dei ricchi muoiono meno perché sono curati meglio. Vabbè, bla bla bla. Eh, non lo so, non lo so, proveremo a leggerlo. Dai, questo no, non mi dispiace, mi dà un socchio di ispirazione di punto della situazione. Dai, vediamo. Tim di Colin Cullog, autrice di Uccelli di rovo Se mi piace recuperare la parte storica Questo è un titolo che no, non ho intenzione di recuperare Prima, cioè ragazzi ho l'obiettivo ancora di leggere Uccelli di rovo Prima o poi ce la farò e poi magari passerò a quest'altro Ma questo no Oh, Irving Wallace, il verbo Questo non ce l'ho Sto cercando di recuperarli, ma questo non ce l'ho, vediamo di che parla. Tra le rovine di Ostia antica viene rinvenuto il testo su un papiro di un nuovo Vangelo scritto da Giacomo. Se è autentico, il verbo rilancerà la speranza nell'epoca del dubbio e della paura, ma rappresenterà anche un affare colossale. Man mano che il cinico e brillante Steve Randall raccoglie materiale per il grandioso lancio dell'opera, il bisogno di scoprire se sia falsa o meno, comincia angosciosamente a farsi strada in lui, portandolo ad una fannosa e complicata ricerca. Ma vi dirò che non mi dispiace, eh? Vabbè, questo lo tengo a prescindere, perché. Perché Wallace voglio recuperare tutto quello che ha scritto... E voglio leggerlo... Quindi... Sì... Romanzo di Frederick Newman... Frederick Newman... Che cosa ha scritto? Lui mi... Mi, mi muove... Forse Newman... Perché c'è un'altra autrice... Ruth Newman... Mi pare... Ha scritto il college delle brave ragazze... La camera di isolamento... Una donna convinta che la mafia la colpisca con misteriose radiazioni... Un uomo che parla solo un linguaggio sconosciuto... Un alcolizzato... Uno stupratore, una madre che si vizia ai figli, uno strano medico, tutti indiziati per l'impossibile delitto della camera di isolamento. Oh. Ah, il delitto della camera di isolamento. Leggiamo la trama, vedi, questa è interessante. Anche se, questo è degli anni 90, credo, eh? vediamo un po'. Ci sarà scritto che hanno questo libro. 70 o 90? 81. No, 78. Ah, vedi, stavo. Allora, Abe Redden fu oltremodo sorpreso quando trovò Seymour Ratner morto nella camera di isolamento era pur vero che prima o poi tutti gli ospiti dei quattro Olmi, una clinica privata per malattie mentali, avevano espresso il desiderio di strazzare Seymour stava facendo impazzire tutti quanti compreso Redden, il suo medico curante Seymour non faceva che lamentarsi che qualcuno ce l'aveva con lui tuttavia non si dovrebbe morire in una camera di isolamento la camera di sicurezza nella quale non c'è assolutamente nulla, in quel caso per giunta nessuno avrebbe potuto entrare o uscire dalla stanza dal momento che il buco della serratura era stato ostruito con del fil di ferro oh! si poteva anche escludere che Seymour si fosse ucciso da solo Già che fuori dalla porta c'era un inserviente incaricato di guardarla a vista per tutta la notte. E fatto più importante, Seymour era più vivo e vitale di qualsiasi altra persona in quella clinica. <ride> Sembrava impossibile che potesse morire. Oh, questo è molto interessante. È un delitto a stanza chiusa. Ciò cioè, nonostante Seymour era stato trovato morto, impiccato a un brandello di stoffa proprio nella camera di isolamento. Le sue ultime parole mi hanno ucciso. scena l'ispettore Moore. Nel corso delle indagini, scopre una catena di lettere minatorie, altre due morti accidentali piuttosto sospette, parecchi casi di violenza carnale e la più incredibile accozzaglia di indiziati che possa esistere sulla faccia della Terra. Fra loro una donna di convinta la mafia, vabbè. Perché ho detto mafia non è che mi impazziva, mi faceva impazzire, però questo diritto a scatola chiusa, a ah, stanza chiusa, mi ispira particolarmente. Una buona metà di costoro fa parte non dei degenti bensì dello staff terapeutico della clinica. Per giunta all'indiziato numero 1 è un tipo scontroso, arruffato e scarmigliato di nome Abram Redden, che ha già avuto grane con la legge, ma che è anche un medico molto bravo e dedito al suo lavoro. Questi elementi mescolati insieme sfacciano un racconto di intrigo e assassinio veloce scapigliato dall'umorismo amaro, ambientato in un luogo nel quale i canoni corretti della normalità non si applicano. Dai teniamolo quando leggerò. Non lo so, però teniamolo: Hotel! Hotel, hotel, hotel <ride> di Arthur Haley. <ride> un romanzo insolito e avvincente, con un vasto intreccio di suspense. Storie parallele, violente e patetiche che si intersecano a tratti sullo sfondo di un ambiente comune. L'hotel di San Gregory di New Orleans il vero protagonista del libro. Ma qui la trama non c'è, dobbiamo solo tenerci questo che ci dice dietro. Ma vi dirò, non lo so se può interessarvi, mi attizza da morire questa, questa copertina, mi sa carinissima. Lo mettiamo tra i, i, i papabili. No, non lo voglio. No, no, questo no, questo non lo tengo. Qui farò un cambio di, di edizione. John Irving, le regole della casa del sidro. C'ho una brutta edizione scritta piccola, con mi pare in occhio, con un limone, una cosa del genere, ma questa scritta piccola uguale. Eh, però questa è una signora a buon piani E quindi, credo che faremo il cambio di copertina. Un po' come siamo ridotti al cambio di copertina. Allora, eccolo quello con l'atto, morte d'estate, ma anche no, cioè voglio dire, Una sola sto libro, via, via, via. Allora, questo l'ho visto, sono tanti anni che lo vedo al mercatino, la principessa che credeva nelle favole, come liberarsi dal proprio principe azzurro. Non mi mai ispirato, non so neanche di che cosa tratta, ma credo di no. <coughs> credo che non lo, lo vorrò, non lo leggerò. Amand di Harry Evans. La biblioteca dei romanzi, questo è il terzo, quindi è il terzo di una, di una serie di volumi su questa Amand. Si chiama Amand de Bruyne e viva Versailles, presso la splendida corte di Luigi XIV. Quanto mi dà l'idea di Angelica la corte del re, mi l'idea. Non è aristocratica e neppure ricca, ma è bella, tanto bella da essere attorniata da molti corteggiatori e perfino da qualche amica dalle intenzioni non troppo limpide. Boh, non mi va. Questo romanzo della nonna non mi va di leggere. Anche se la, la, il periodo storico mi piace molto. An Tyler, il turista involontario. Allora, di An Tyler l'ho letto per puro caso. Oddio, lo volevo lanciare dal treno quel libro. Mamma mia, quanto ho faticato! Orribile. Quindi, questa io non la leggerò. Mi dispiace. An Tyler, non mi avrai. Maria Antonietta, una regina di Francia che morì sulla ghigliottina. Una biografia intensa e appassionata. Sarei tentata di tenerla, perché comunque tutto sommato non mi dispiacciono queste biografie, ma quando leggo, me lo dite? Sposò Luigi Augusto, duca di Berri, il futuro re di Francia, Luigi XVI. Penso che non soprassiederò dal tenerlo. di se vedete, è ridotto. Ma anche no. La diciassettesima luna. Questo, anche questo qui fa parte di una serie Young Adult di qualche anno fa. Ero tanto incuriosita da leggerlo quando è uscito. Ma poi è passato del tempo e oggettivamente non mi interessa più approfondirlo. Scusate, guardo l'orologio perché devo andare a prendere Sofia tra un poco. Di Freud: Tre saggi sulla teoria sessuale. Non mi interessa affrontarlo, quindi li diamo via. Questo ce l'aveva anche lei: cannella e polvere da sparo. E vabbè, io l'ho letto, l'ho apprezzato moltissimo. Sebbene il finale, l'ho trovato un po' troppo frettoloso, ma è stato un viaggio molto, molto profumato. Mm. Un'avventura culinaria molto intensa perché si parla di pirati, si parla di cuochi. Come descrive le Pietanze. Mi è piaciuto tantissimo. Quindi Eli Brown, questo. Poi, questo ce l'ho anch'io, è La Signora del Miele di Fanny Butrago, Buitrago, ma devo ancora leggerlo, e La Duchessa di Judy Devereaux. Questo non mi piace. Alla fine dell'Ottocento, Claire, una giovane e seducente ereditiera americana, proda in Inghilterra alla ricerca di un buon partito. L'incontro con l'aitante Harry, undicesimo duca di McCarran, sembra soddisfare le sue più rosee aspettative. In breve, i due si fidanzano e raggiungono il maniero avito di lui. Avito di lui? No. Immerso nelle brume scozzesi. L'impatto con un ambiente governato da rigide regole colpisce la disinvolta e spontanea Claire, ma, la, la, ma è la presenza dell'enigmatico e solitario Trevelyan turparla inspiegabilmente io questi titoli li ho letti tantissimi quando ero adolescente perché nonna aveva i romanzi famosi della nonna pure c'era nonna paterna aveva una serie di libri stile liala e quindi ho letto tanti di quei romanzi, tanti armoni che proprio non ne posso più quindi questo per quanto la trama mi ispiri no è un no allora Auschwitz il numero 220.543 io non ce la faccio a leggere questi titoli e quindi lo do via perché mi, mi rattristano troppo e non ci riesco. Nella lettura cerco un po' di dispensieratezza, di altro tipo, altro genere di intrattenimento, quindi non li leggo. Proprio se sono, li, li leggo per il periodo della memoria, magari ecco, non mi piace ehm, celebrare la ricorrenza solo quel giorno, ma in questi titoli sì perché non ci riesco è un, un blocco è brutto dirlo ma ho un blocco su questi titoli qua poi di Mary Wolf Wolf Stonecraft sui craft si sì, sui diritti delle donne ecco questo potrei dargli un'occhiata sono onesta questo poi magari mi interessa perché si parla di donne e mi interessa poi I have a dream eh, grandi uomini del 900 quindi tutti Forse i discorsi dei grandi uomini del novecento La ricchezza delle nazioni di Adam qualcosa Smith Però questi titoli mi interessano poco E questo potrei tenerlo La signora di Winter Il seguito di Rebecca Di Daphne du Murier, Un romanzo di Susan Hill Di lei ho letto Qualcosa ho letto La signora in nero Mi sa che era Signora in Nero o La Signora in Rosso? La Signora in Nero, credo. E vabbè, comunque sì, ho letto un suo romanzo e non mi era dispiaciuto. The Woman in Black, sì, La Signora in Nero. E... Mazza, che memoria, ragazzi! Che mo' sono anni che l'ho letto, eh! Quindi, voglio dire, almeno una decina d'anni, mi sa. Forse qualcosa di meno, ma otto sicuri. E non ho ancora letto Rebecca, la prima moglie. Sono molto... Ehm... Sono molto incuriosita, però questo intanto me lo tengo perché era in wishlist da recuperare una volta letto. La Rebecca, la prima moglie, quindi questo lo teniamo. Non so più dove metterli. qua teniamo bene. Poi altro libro del Corriere della Sera di Blaise Pascal. Pensieri non restare chiuso qui. Pensiero poi, Cassandra Clare, Shadowhunters, Città di ossa, L'atti i primi tre della trilogia l'ho apprezzato a fasi alterne, il primo mi è piaciuto molto il secondo no, il terzo l'ho apprezzato e poi mi sono fermata perché erano troppi e non avevo intenzione di stare dietro ad una serie però non mi era dispiaciuto oddio questo, il paziente inglese oddio che chiodata che è stata mamma mia quanto ho faticato mamma mia ho un ricordo bruttissimo di questo libro se vi devi di la trama, non mi ricordo niente, c'è qualche cosa, qualche riminiscenza così ma assolutamente niente, no, 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 non lo voglio manco vedere scritto. Se può dire perché no, no, no? Ho faticato tantissimo a leggerlo poi. Unbroken Sopravvivenza, resistenza, riscatto il libro che ha ispirato il film. Non ho mai visto neanche il film. Un'incredibile storia vera di ribelle. Di sì. Oddio, dio, un'incredibile storia vera. Un ribelle che diventò un campione. Un campione che diventò un sopravvissuto. Un sopravvissuto che non volle piegarsi. Solo il coraggio potrà riportarlo a casa. Per fare un albero ci vuole il tavolo. <ride> è uguale. Un ribelle che diventò un campione. Un campione che diventò un sopravvissuto. <ride> Mazza è scritto piccolo. Comunque ha anche le foto correlate, ma non è una, un tema che mi ispira. Quindi non lo, non lo terrò. Fame d'amore! Io ho fame e basta. Donne oltre l'anoressia e la bulimia. Questo potrebbe essere un, un titolo interessante da affrontare, quindi lo teniamo. La fame dietro il digiuno. Eh, non mi dispiace leggere qualcosa sui disturbi alimentari e quindi lo teniamo. Poi andiamo avanti. Ce ne sono ancora tanti di libri. Questo è un altro titolo che terrò: di Jeffrey Eugenides Middlesex. Non ho mai letto niente. In attesa o le vergini suicide. Però questo era il wishlist insieme a quello dei matrimoni, mi pare. E quindi teniamolo, mettiamo qui. Ok. Aspettate, che volevo fare una pila così non mi sto sempre a muovere. Ok, prometto di perdere, ma io no, solo chi ama corre il rischio di perdere? Di Pedro Cagas tretasse. Siamo da retta il cognome e già capiamo com'è il libro. Sarà stregma del suder questo, eh, cagasse. Non mi potete fare queste cose, a me riderei le ore. Comunque no. Questo no. Di Patrick, l'uomo che inseguiva i desideri. Ecco io, questi ridoli no, non mi ispirano a me onestamente, quindi manco ci perdo tempo a, a leggere la trama. Non li tirerei fuori neanche dallo scaffale della libreria. Quindi, no, andiamo avanti. Anche questo: le sorelle di Douglas. L'ho già visto al mercatino, l'ho visto quando è uscito. Ma ultimamente questi thriller a me. Ispirano poco perché, come sempre, sarà probabilmente chi l'ha letto mi darà ragione. Magari quella sorella che sembra tutta santa non è e poi è e poi non è. C'è un mistero. A me mi annoiano e quindi niente via. Child 44, il bambino numero 44. Quando la paura riduce al silenzio una nazione, un uomo deve dire la verità. La copertina mi piace è il più bel thriller è uscito da tanti anni a questa parte l esordiente dell'anno Unione Sovietica dal 33 al 53 no, non mi piace questo credo di averlo letto lo specchio nello specchio credo sia un ipotetico continuo della storia infinita non vorrei di una castroneria uh, però io credo credo che l'ho letto ma io non mi ricordo niente, io con Micaeland purtroppo ho un grande problema. Che mi ricordo quello che, che scrive. E eh vabbè, pace, via. Non certo, non perderò tempo a rileggerlo. Le tre querce di Maurice Denouzière. Penso, eh, io i, i titoli li pronuncio così gli autori, ma non lo so se è giusto, io ve li faccio leggere pure a voi, che così vi fate un'idea. Magari dico un altro autore perché lo pronuncio male. Uh, non so, mi piace perché è un po' un mattonazzo, eh? so 650 pagine, eh, 700 eh, questo è un pieno mattonazzo. 740 pagine, però non, non mi ispira tanto la trama. Osmond de Vigors è l'ultimo discendente di un'antica famiglia del sud e unico erede di Bagatelle, la più grande piantagione della Louisiana, no, non mi piace neanche il tempo in cui è ambientato, quindi no. La pietra di luna di Wilkie Collins, questa è un'edizione che mi regalò mio fratello. Uh, un Natale, mi fece un regalo una bancarella, mi regalò questo, ma io non l'ho ancora mai letto perché di Wilkie Collins ho letto La donna in bianco e ho faticato tantissimo per finirlo sebbene qualche cosa mi sia piaciuto ma questo è il capossipite del genere poliziesco quindi lo vorrei affrontare l'edizione sua non mi ricordo più che fine ha fatto per cui potrei tenerla e leggerla Mettiamo questo in by, ma sì eh, dopo facciamo un conto di quali titoli ho ottenuto ah ah poi, Cercatori di conchiglie della Pilker. Altro titolo che mi piace, mi piacciono le copertine nuove che sono uscite della serie della Pilker, ma non, non mi interessa leggerlo quindi lo diamo via. E uh, Le avventure dell'immortale dell Andrei Delani nell'Europa tenebrosa del XV secolo. Il sangue del cavaliere. Mi piace molto questa copertina, l'avrei letto tanto tempo fa. L'avrei letto. Parla della Transilvania ma non parla di Regula però parla della Transilvania, questa è tutta un'altra cosa. No, però non mi piace, no. Andiamo via, non mi interessa. Oh, passiamo di qua. Allora, quando ho visto questi titoli che ha dato via, l'ho quasi disconosciuta. un po' la stregua del club dei fan, ma questi lì peggio. apputato peggio. Ken Follett, però, la caduta dei giganti, l'inverno del mondo e per niente al mondo come fa a dar via questi titoli non si può dare via questi titoli però giustamente li ha letti, non le sono piaciuti e le dà via, giustamente io devo ancora leggerli, ce li ho e quindi non mi interessa tenerli Scott Turow presunto innocente, mai letto niente di lui non so neanche da, da quale partire eh, quando mi deciderò ad affrontarlo cercherò un titolo insomma mi documenterò un pochino e cercherò un titolo prima paura è leggere qualcosa eh, di suo, ma non so, questo è un romanzo da cui è stato tratto il film omonimo interpretato da Harrison Ford. Però, boh, non lo so. È una crime story senza respiro quando descrive una vicenda di delitto e passione con, impre... con impressionante conoscenza professionale. A me piacciono molti i legal thriller, vabbè, questa è una... una crime story, però ci siamo. Solo che è scritto troppo piccolo. Vorrei un titolo che fosse scritto un pochino più grande, quindi vediamo via questa ammetto che vorrei fare il cambio di copertina perché io ho la versione economica e invece questa è in copertina rigida bellissima però penso che mi darò la, la versione economica in modo da poterla anche portare via quando, quando deciderò di leggerlo quindi ciao Don Brown e questo ce l'ho anche io perché me l'hanno regalata anche a me non ricordo se ho ucciso quindi una donna che soffre di Alzheimer verrà interrogata ma è l'unica che insomma, sa qualcosa di questo famoso omicidio che si è riaperto il caso e quindi tenteranno di vedere se la sua memoria si ricorda qualcosa è un titolo abbastanza interessante che non so mi dà delle vibes positive quindi questo ce l'ho anch'io ora due titoli di Wilbur Smith lui non è che mi fa impazzire però questo titolo Uccelli da preda io l'ho letto tantissimi anni fa anzi me lo regalarono i miei verso i 15-16 anni perché era un, un romanzo che gli chiesi scelsi questo e eh, Il dardo e la rosa di Jacqueline Carey ma quando li iniziai a leggere entrambi non ci riuscì, nel senso che li trovavo molto noiosi e mi ci sono riapprocciata dieci anni dopo. Dieci anni dopo è stato un, un, un folle amore. Sia il dardo e la rosa che uccelli da preda. Uccelli da preda ho letto questo, ho letto Monzone che è ancora più bello di uccelli da preda, e mi manca Orizzonte che prima o poi recupererò. Mi sono stata una sciocca, li ho dati via soprattutto uccelli da preda perché era un regalo insomma di papà e mamma. e Adesso mi farebbe piacere tenerlo, insomma, in libreria, almeno tra i volumi letti come ricordo proprio affettivo. Però ho dato via però questo ogni volta che lo vedo su qualche scaffale, riapro un po' le pagine e assaporo questa avventura. Che alla famiglia Cartney Navigatori si parla di Africa tendenzialmente poi tutti i romanzi di di Wilbur Smith, sono ambientata in Africa. Ma questa serie è veramente bella, ve la consiglio. Se vi piacciono i romanzi d'avventura, ve la consiglio e poi un romanzo che mi hanno detto che è bellissimo, ma che ancora non mi ci sono approcciata. È Il settimo papiro, anche questo credo sia una serie di volumi incentrati sull'Egitto. Questo nel dettaglio io non l'ho ancora letto, non lo terrò al momento perché non è tra le mie priorità di lettura. però, tanto questi al mercatino diciamo che ti ritirano dietro, quindi non è che ci cambia molto. Però questo lo vorrei affrontare prima o poi. ora Parliamo sempre di classici, Oppela, ecco. questo lo vorrei tenere, leggere, perché è scritto grande, quindi dovrei fare velocemente, e così approcciarmi un po' a questo autore, che è Marquez, memoria delle mie puttane tristi, voglio approcciarmi e leggere, guardate quanto è scritto grande, quindi voglio dire... Sembra di facile lettura, 140 pagine, voglio provare ad affrontarlo, mentre do via Cent'anni di solitudine, perché in questa edizione è scritta troppo piccola e a me spaventa tanto questo romanzo, quindi comincerò da quello, ho Cronaca di una morte annunciata, credo anche di suo da leggere, e poi forse, se mi piaceranno questi due, che li reputo un pochino più leggeri. Poi magari mi sbaglio, eh? però poi mi approccerò a cent'anni di solitudine. È un po' come la casa degli spiriti della Yendo. Ho paura di approcciarmi. ditemi un po' la, il cervello. Inferno di Dan Brown ce l'ho, l'ho letto. Credo anche di averlo dato via. Ho ottenuto soltanto i primi tre della serie del Codice da Vinci di Robin Lannan, che ce l'ho in edizione illustrata. Insomma, con quelle belle edizioni, con tutte le, le foto, i dipinti. C ho solo quelle tre, il resto ho letto tutto. Mi manca solo Origin da leggere e l'ho dati via. E questo amore la fratellanza della sagra Sindone anche questo è una vita che lo vedo sia al mercatino che in giro ma non è un titolo che mi ispira l'avessi approcciato qualche anno fa mi sarebbe interessato come tema ma adesso non più parliamo di un romanzo che mi piacerebbe affrontare a parte che ho l'edizione della nonna che è i peccati di peyton place e poi qui ho oh, ritorno a Peyton Place che io non so se ce l'ho, devo controllare e in caso mi terrò, insomma, questo ritorno e sono abbastanza curiosa so che è un cult per l'epoca insomma, quando è uscito c'era 350 lire e vabbè, essendo della nonna l'ho ottenuto cioè, ho due libri, che, uno è del nonno e uno è della nonna che li tengo, insomma, ehm, come, come ricordo però questo mi mancava Devo controllare se ce l'ho e se è un'edizione tenuta meglio, mi tengo questo e do via l'altra. Eh, la stessa cosa che farò con, ve lo dico subito, con Cleopatra, che cambierò l'edizione. La mia è tutta rovinata, c'è la costa tutta segnata, questa è un'edizione tenuta perfetta e quindi mi terrò questa edizione. Eh, lo so, lo so. <ride> Bisogna, posso scegliere e quindi lo faccio. Ora la mettiamo qui. Donna Tart, il piccolo amico, Donna Tart io l'ho provata a leggere, oddio oh, mia, dio di illusioni, non ci sono riuscita, sono andata in blocco come le caldaie, mi sono fermata a pagina 200 e l'ho abbandonato, l'ho dato via, non ne volevo più sapere niente quindi diciamo, ho il cardellino ancora da leggere, quindi speriamo sia interessante la lettura, ma il piccolo amico non sono interessata e quindi lo do via, a parte poi è scritto piccolissimo. Spero di trovare un domani, se ho voglia di leggere, un'edizione un, un, un po' più grande. Ma questa, assolutamente no. Jean Le Carré, c'ha La spia che venne dal freddo, mi pare. Di Jean Le Carré. E quindi la talpa, credo, di soprassedere. Non è un titolo che mi va fa pazzi. Un genere, però, lo volevo leggere. Quanto eh, è famoso Jean Le Carré con La spia che venne dal freddo. Volevo darvi un'idea del romanzo che andiamo ad affrontare. Scusate, sono un po' stanca. La vita secondo me di Ricciardo Rousseau C'è un moscone Lettera o persona Chissà chi mi scriverà Nord Bat Una solitaria cittadina termale Sperduta nelle lande dell'America settentrionale Dai ritmi di vita semplici e regolari Scanditi dal variare Di una pallida luce del sole Di un placido... Vabbè paesaggio vagamente espertrale dominato dal gelo che imperversa per grande parte dell'anno in cui l'unica nota inconsueta pare essere un filare di altissimi olmi secolari miracolosamente sopravvissuti a ondate di lieti matti madonna che pizza quando prende via la trama disoccupato, refrattare a qualsiasi responsabilità perennemente insoddisfatto ma incapace da sempre di prendere un pugno in propria vita, non mi piace, via basta, ho letto pure troppo per i miei gusti. questo, questo ce l'ho anch'io che me l'ha regalato un'amica mia quest'anno l'ho letto in un giorno <ride> Bello, quanto ho pianto con questo romanzo! Ho pianto più per il romanzo che per il film. A me è piaciuto tanto. Ho sentito tanti pareri discordanti. A me è piaciuto. Poi veniamo alle ultime due pile. Dunque, Erika Young, Come salvarsi la vita? Ce l'ho l'edizione un pochino più aggiornata perché questa avevo provato a leggere, ma non c'ero riuscita perché lo trovavo molto noioso. In realtà, non, non so se era una questione di traduzione o perché proprio è lo stile di Erika Young. però voglio riprovare. Ho tutta la trilogia e la voglio affrontare. Come, eh, come è uno dei diciamo, classici della letteratura erotica, mi piacerebbe affrontarli. Tre metri sopra il cielo, l'ho letto, bellissimo. Scusa, ma ti chiamo amore? Ho visto il film e l'ho letto. A me mi sono piaciuti, ve lo posso dire. Tanto demonizzato, ma a me mi è piaciuto sia questo che il seguito, che non ricordo come si chiama: Tre metri sopra il cielo e quell'altro. Ho voglia di te e questo mi sono fermata solo a questo qua anche se mi era piaciuto tanto quando è uscito quindi questo poi Maria Stuarda di Antonia Fraser lei la conosco perché ha scritto diverse mh, biografie storiche però questo soprassiederò da leggerlo anche perché non, non mi interessa particolarmente al momento e quindi andiamo via Addio alle armi di Hemingway No, non mi interessa leggerlo al momento. Questa edizione non mi fa neanche tanto impazzire. Andiamo a vedere le edizioni, anche voglio dire. Sono libri piovuti dal cielo, possiamo permetterci di scegliere. Facciamo un po' le antipatiche. Non è scritto neanche tanto piccolo, però al momento non mi interessa leggerlo. E I favoriti della fortuna? Questo sì, lo voglio tenere. Non so se ce l'ho, controllerò, ma mi sembra di no perché ho un'altra serie. E quindi si parla di Cesare. Lo voglio assolutamente tenere. Altri libri per la serie del Corriere della Sera: Libertà, La libertà, Dei delitti e delle pene di Beccaria, Elogio della follia di Erasmo da Rotterdam, Henry David Thoreau, La, civile, la disobbedienza civile, L'etica protestante e lo spirito del capitalismo, Il mondo come io lo vedo, Mamma che strilla, Mimì. E Voltaire sulla tolleranza. <ride> Questi a me non interessano quindi li lascio indietro. Il seguito di mh, Come salvarsi la vita: Anzi, il, 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 il prequel. Diciamo Paura di volare, Come salvarsi la vita: è eh, il secondo, e Paura di morire. Mi pare che è il terzo. Però queste sono sempre edizioni che io ho dato via perché non mi fanno impazzire. Poi siamo quasi alla fine, ragazzi. Eh? Madonna, quasi un'ora di video. Era <ride> tantissimo, non ho registrato tanto così. Un libro della serie Angelica sulla via di Versailles. Angelica, mi riprometto sempre tante volte di leggerlo, ma no, non ci sono ancora riuscita. Non, non è arrivato ancora il suo momento. Questa è scritta piccolissima e io comincio a non farcela più a leggere piccolo così. Quindi questa la do via e vediamo poi di ricominciare magari dal primo quando vorrò leggerlo. Di Svava Casati Modignani, il barone e anche questo lo darò via perché non mi interessa leggere la casa di Modignani ho letto già qualcosa di suo ma la penna non è che mi ha fatto impazzire quindi basta nord e sud di Jean Jacques Jean Jean <ride> e... paragonato a via col vento per, per il periodo in cui si svolge la drammicità dalla <ride> Che problema oggi? Paragonato a via col vento per il periodo in cui si svolge la e la drammaticità degli eventi narrati, è la storia di due ricche famiglie, una di proprietari terrieri della Carolina del Sud che, che difende con orgoglio il suo aristocratico modo di vivere, l'altra di industriali della Pennsylvania con umili origini inglesi. A me non interessa, per cui via. Annibal Lecter Le origini del male di Thomas Harris Ho provato a leggere Il, sil il silenzio degli innocenti L'ho dovuta abbandonare per la noia che mi ha dato Che mi ha arrecato Quindi questo lo darò via Questo l'ho provato a leggere anch'io Ma l'ho abbandonato Mentre a mia cognata è piaciuta tantissimo Un hotel particolare per gentili signore Io l'ho trovato noioso A lei è piaciuto Ecco il bello della lettura Di avere pareri contrastanti E rispettare l'una il, il parere dell'altro Quindi questo però per me è un no e questo che non so se posseggo, perché finché non li leggo, io ho dei problemi a tenerli a mente, soprattutto quando so autrici che ancora un po' così hanno scritto tanto e magari recupero così un po' randomico loro, come la OZ, alcuni titoli ancora non mi ricordo bene nel dettaglio se ce l'ho o no. Stiamo parlando di Margaret Atwood, l'assassino cieco. Mi sa che ce l'ho, però devo controllare. Di lei, ho letto recentemente il canto di Penelope che l'ho appena finito insomma qui a cavallo tra marzo e aprile e la sua pena non mi è dispiaciuto. Benny mi ha detto che è molto carino. Gli ha dato 4 stelle su 5 e quindi se non ce l'ho, lo tengo e proverò a leggerlo. Vediamo un po', ok. Abbiamo finito questa selezzao di titoli così ogege ogege piovuti dal cielo, quanti li ho ottenuti alla fine che poi qualcuno sarà un attimo da rivedere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 titoli qualcuno con riserva perché potrei darlo via che già lo posseggo. 25 titoli sono tantucci, eh? tantucci, tantucci. Dai, farò un'altra scrematura di questi 25 titoli, come faccio poi al mercatino. Inizierò qualcuno le prime pagine e se proprio non mi piace lo darò via senza pensarci su due volte. Ma la grossa scrematura di queste pagine, di queste borse di libri, io l'ho fatta. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Se vi interessa qualcuno di questi titoli, magari ci mettiamo d'accordo e. E con scambi O insomma con prezzo Ecco ci, ci sentiamo insomma in privato Credo qualcosa andrà a finire Anche su Vinted E, e niente fatemi sapere voi Se avete letto qualcuno di questi titoli Come l'avete trovato Se dovrei un po' rivalutare di rimetterla in questa pila Ma si sì, Angela arriva a 30 ma che ci frega ma Mandi metto ho più posto <ride> E va bene noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Io sono in Faria e spero di riuscire a pubblicare un altro video prima del rinizio de, del lavoro. Avevo preventivato di fare un video al giorno, ma mica ci sono riuscita quindi questo è già piovuto dal cielo pure questo video. E quindi niente, noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Un bacione alla prossima!